Ciao a tutti, bentornati sul canale Io Risparmio, questo è Pasquale e vi riporto di nuovo a una delle mie, diciamo, rubriche più classiche, quella delle interviste. Oggi ospite, un ospite molto particolare perché ci conosciamo da quando abbiamo più 14 anni a testa, Gianluca Panebianco, detto Luca, il chitarrista di Crotone e di tutto il resto d'Italia, che oggi invece ci va a parlare della sua avventura, della sua esperienza come libero professionista, di quello che ha seguito come percorso nell'ambito della sua vita e anche quali possono essere gli intoppi che si possono incontrare durante questa professione del libero professionista e in particolare di quello di cui si occupa lui, ma non vi dico cosa. Prima di tutto, ciao Luca, bentornato, anzi ben arrivato sul mio canale, è la prima volta che ti ospite. Sì, ciao a tutti, grazie per questa opportunità e ci conosciamo da tanto, ti seguo a distanza e vedo quello che combini sui social, su YouTube, sei sempre una persona in gamba che si mette in gioco e adesso ero curioso di vedere anche questo aspetto legato al marketing, alla finanza e agli investimenti. Allora, grazie mille prima di tutto, poi io e te ci sentiamo ogni tanto, però ti ho voluto portare qui in trasmissione, diciamo, in questa rubrica perché ho intervistato altre persone che sono molte volte legate appunto al mondo digitale, al mondo della finanza, al mondo degli investimenti, però una professione come la tua, che adesso ci andrai a spiegare, in questo periodo è stata più impattata di altre persone. Prima di andare a parlare di quello di cui ti occupi, però, perché non parli un po' di te, non vai a presentare alle persone, diciamo, chi sei, cosa fai, da dove arrivi e dove pensi di andare? Allora, io sono Gianluca Panebianco, nato a Crotone, e osteopata iscritto al registro degli osteopati d'Italia e dottore in fisioterapia iscritto all'albo delle professioni sanitarie. Faccio questo lavoro ormai dal 2005, ho avuto varie esperienze lavorative tra squadre di calcio e vari reparti della riabilitazione. Sono anche da qualche anno docente presso l'Accademia Formativa Martesana di Gorgonzola, dove faccio corsi di formazione per OSS insieme ad altri docenti. Adesso mi trovo a Milano, mi sono trasferito da ormai quasi 3 anni, ho ricominciato un po' tutto da capo, quello che era la parte anche di fisioterapia, quindi ho ritornato un pochettino a fare, non voglio dire il lavoro sporco, ma a cominciare a partire quasi da zero, a rifare un po' la gavetta. Ecco, perché quando sei in un posto nuovo, in una città come Milano, dove ti offre tanto, ma c'è anche tanta concorrenza, allora mi sono dovuto rimettere in gioco e ho ricominciato un pochino da capo a costruire il mio pacchetto di pazienti, di clienti. Essendo un libero professionista è una cosa fondamentale questa. Ok, e come libero professionista uno si potrebbe definire imprenditore di se stesso, per cui tu hai, diciamo, creato un'impresa sulla tua persona, sulle tue skills, sulla tua professionalità. Come hai approcciato questo mondo, per cui il mondo medico, perché ti sei orientato verso quella parte e non magari verso altre professioni che magari potevano essere anche, se si può dire così, più remunerativo, ma magari più semplice da imparare? Hai scelto la fisioterapia, hai scelto l'osteopatia, perché? Allora, è stato un po' una sorta di vocazione. Da piccoli, come dire, la fantasia, il sogno del cassetto era quello di diventare supereroi. E non avendo grandi abilità, come sai, i personaggi della Marvel che vengono a contatto con delle situazioni strane e particolari, per cui hanno dei poteri, diciamo, che ovviamente non esistono. E l'unica cosa da fare per cercare di aiutare le altre persone era, diciamo, dedicarsi nella quello che poteva essere la fisioterapia. Ecco, penso che questo sia stato una delle cose che mi ha spinto a intraprendere questo tipo di formazione. Ma in realtà la svolta, secondo me, è nata con l'osteopatia, perché da fisioterapista ho passato circa una parte della mia vita a fare il fisioterapista un po', diciamo, non voglio dire classico, ma un fisioterapista per cui non si poneva tante domande, cioè aveva il suo stipendio, il suo lavoro, ma quando ci si poneva davanti delle
delle problematiche, delle persone che ti chiedevano aiuto e tu non riuscivi a risolvere i loro problemi, era un po' frustrante e angosciante. Allora, quando facevo i corsi per fisioterapisti, che sono obbligatori, i corsi ECM, c'erano osteopati, fisioterapisti che erano, li vedevo molto in gamba, ne sapevano veramente tante. Al che decisi poi, non a cuor leggero, perché comunque è stato un impegno che è costato tempo, denaro e rinunce a tante cose, e lì poi ho intrapreso un percorso per cui adesso non posso più tornare indietro, e quindi sempre di più cerco di scoprire nuove cose, frequentare nuovi corsi, cercare di essere sempre aggiornato e imparare nuove tecniche che possono quanto più possibile aiutare le persone che si rivolgono a me. Okay. Ecco questo. Ok, tu tra l'altro, se non ricordo male, sei partito come fisioterapista, ma come dipendente, non subito come libero professionista. Se poi dopo hai deciso di metterti in proprio, per cui hai fatto questo passaggio un po' mentale da dipendente a libero professionista. Cosa è avvenuto nella tua testa? Perché hai scelto, diciamo, tra virgolette, lo stipendio fisso a passare a uno stipendio meno fisso, però a magari essere più libero dal punto di vista professionale? Allora, in realtà è stata una scelta un po'... E purtroppo molti fisioterapisti, specialmente nelle prime armi, vengono assunti, tra virgolette, dalle società, dalle aziende convenzionate, private ma convenzionate, e per cui ti chiedono di avere una partita IVA. E quindi all'inizio è stata una cosa un po' forzata sotto questo punto di vista. Poi ho avuto il contratto, poi si è ricordata la partita IVA, perché questo poi è successo, diciamo, successivamente, perché ovviamente da dipendente devi sottostare a delle regole, a delle gerarchie, per cui vuoi o non vuoi devi fare quello che ti dicono di fare, purtroppo, e senza magari a volte chiederti se sia giusto o no fare quella cosa. È chiaro che la fisioterapia in Italia sottostà a quello che è la figura del fisiatra, quindi è anche giusto che sia così. Ne potremmo fare un dibattito solo su questo, ma è così e la teniamo così. Per quanto riguarda l'osteopatia, invece, è una cosa molto molto più affascinante, che spesso risolve molti più problemi. Te lo dico da fisioterapista che ha avuto una problematica di lombosciatalgia che ho risolto solo con l'osteopatia. E quello che è scattato in realtà è stato un modo per essere autonomo anche nelle scelte, negli orari e nella gestione della propria vita e del proprio lavoro. Ecco questo. Ok. E tra l'altro, però, ci sono anche dei lati negativi, cioè dal punto di vista del tuo libero professione, adesso tu con questa problematica pandemica ne stai subendo, diciamo, di più, la stai percependo di più. Come ha impattato la tua libera professione questa pandemia? Allora, nella prima parte della pandemia, quando c'è stato il primo lockdown, ovviamente ha impattato in un modo pesante, perché quindi sono rimasto, diciamo, a casa, anche per scelta da una parte, per 3-4 mesi. E tra l'altro era un periodo in cui, verso inizio marzo, stavo incrementando di tanto i miei profitti e stavo andando veramente bene, cominciavo a farmi conoscere, la gente aveva fiducia in me, si spargeva la voce, e quindi stavo andando molto bene, stavo riuscendo ad arrivare, diciamo, a quello che era il mio obiettivo base. E per questi 3-4 mesi non ho lavorato, sono rimasto a casa anche per scelta. Avrei potuto lavorare, ma non conoscendo bene la situazione Covid, virus, quali fossero i dispositivi di protezione, come poterli usare, ho preferito rimanere a casa, anche perché il lavoro sarebbe stato così poco e che rischiare per pochissime pazienti non aveva senso. Finché non feci un corso di formazione dell'Istituto Superiore di Sanità che mi chiarì un pochettino anche le idee, la visione, che sicuramente era diversa da quella che passavano i giornali. Sicuramente la situazione è seria da non sottovalutare, ma diciamo avevi gli strumenti
per poter fronteggiare il tuo lavoro in sicurezza per te e per gli altri. Ovviamente questa situazione ha influito non poco, e anche alla ripresa, poi c'è stata una ripresa un po' lenta, un po' a singhiozzi. Proprio oggi il Presidente del Consiglio dei Ministri Conte ha varato una nuova piccola stretta che, vuoi non vuoi, indirettamente colpisce tutto il tessuto economico, non solo i ristoranti piuttosto che i bar e le cose, ma colpisce un po' tutto. Come io leggevo l'altra volta su una pagina di Facebook, una cosa molto simpatica, che avendo chiuso il calcetto la gente non si faceva più male, non andava più nel fisioterapista. È stata una cosa curiosa, ma e in effetti è vero, c'è meno gente che si muove, meno gente che se può non ricorre, perché c'è chi ha uno stipendio fisso e non ha problemi, anzi stare a casa lui è, magari potrebbe essere anche piacevole, però dietro uno stipendio fisso c'è una persona che ha una partita IVA che in questo momento sta soffrendo. Il percorso, immagino che, come dicevi tu all'inizio, non è stato semplice, è stato tortuoso, hai fatto prima il fisioterapista e poi hai studiato per diventare osteopata, però tu ci sei riuscito. Altre persone magari hanno già preso questo percorso, poi a metà l'hanno lasciato, non hanno trovato quello che stavano cercando. Perché tu pensi che di esserci riuscito, di essere arrivato fino a questo punto, mentre altre persone magari non sono arrivate dove sei arrivato tu? Beh, il segreto del successo secondo me sta nel fatto di perseverare. Ci sono i momenti in cui pensi di mollare, e sono capitate anche a me più volte, e il segreto sta nel non mollare mai e cercare di andare avanti. A volte magari spinto dall'entusiasmo all'inizio hai una grande rincorsa, poi si rallenta un po' quando ci sono delle situazioni anche extra di studio, extra che ti frenano un pochino, però l'importante è non mollare, alla fine si ci arriva sempre. Ma così come se vedi qualsiasi biografia delle persone di successo, non hanno mai mollato, anche se non avevano grandi capacità, ecco, e non mollare mai e cercare di tenere duro e andare avanti. Alla fine, se questo è l'obiettivo che ti sei prefissato, vuoi non vuoi, l'universo sarà per te. Ok. Adesso ti faccio una domanda della quale io so già la risposta, però gli altri no. Oltre ad essere un libero professionista, per cui ad aver investito su di te e sulla tua formazione, su quello che porti nella tua professione, sei anche un risparmiatore ed un investitore, visto che il canale qui si occupa di risparmio e di investimenti? Purtroppo no, però col fatto che magari intanto ho seguito i video, ho avuto anche dei pazienti che si occupano di questo a Milano riguardo alla finanza e a volte, ma io veramente sono ignorante in materia, non sono un investitore, al momento non potrei neanche pensare di poter investire, non so se vale il fatto di acquistare delle chitarre e poi rivenderle, però comunque è così poco, è solo una passione, e ogni tanto compro una chitarra ma poi la rivendo perché non ho purtroppo molto spazio per dedicare, a volte anche tempo, perché la passione della chitarra è ritornata come una fiamma durante il lockdown, 4 mesi a casa, suonavo 8 ore al giorno, è stata una salvezza avere una passione da coltivare così, quindi non mi è pesato stare in casa, è pesato a livello economico sicuramente, ma da una parte a livello economico riuscivamo in casa a quantificare quante erano le nostre uscite settimanali e noi facevamo una spesa di circa 100 euro la settimana. E non ci premevamo di nulla, se dovevamo mangiare un dolce piuttosto che dei piatti prelibati, non è un tipo che risparmia sulla qualità del cibo, perché penso che sia molto importante insieme all'attività fisica per mantenere uno stato di salute, quindi è una cosa che non tendo mai a risparmiare. Però se pensi poi che uscire una sera a cena 4 persone, 100 euro vanno via tranquillamente a Milano. Quindi da una parte è stato un risparmio nel rimanere a casa e quindi contenere le spese, e dall'altra è stata una spesa comprare le chitarre. Quindi quello che non spendevi in cibo e mangiate poi le spendevi in chitarre? E poi invece magari la regola sarebbe stato aver risparmiato quei soldi, capire come si potrà risparmiare e risparmiarli anche dopo. Più o meno il concetto di chi risparmia è quello. Magari in questo periodo di lockdown
capire dove erano gli sprechi. Invece tu, vabbè, però hai detto che ci hai fatto dei profitti sulle chitarre che hai venduto, per cui diciamo che è stato un po' meno... Profitti, oddio. Sì, no, diciamo che compravo delle chitarre, comunque le chitarre di qualità, che possa essere da Gibson piuttosto che una Fender, e le rivendevi minimo allo stesso prezzo, quindi tutto sommato non ci perdevo, ecco. Okay. Grandi profitti no, ma neanche una perdita, anzi. Ok. Considerato invece che sei un libero professionista, per cui sei in lockdown adesso, lo sei stato prima, hai avuto modo nel tempo di crearti altre fonti di reddito che magari ti potevano aiutare in momenti particolari? Come è stato questo? Ovviamente questo non era prevedibile, perché una pandemia erano 100 anni e passa che non avveniva, però avere una diversificazione di quello che sono i tuoi introiti, lo avevi programmato, lo hai, oppure dopo quello che è successo stai pensando di pianificare qualcosa del genere? Allora, ogni tanto ci penso, ma non riesco ad avere un'idea, perché purtroppo il mio lavoro è un lavoro di mani e di cuore, quindi è difficile per un osteopata o un fisioterapista poter fare un lavoro che non sia di cuore. Non ho idea che cosa poter fare. Tra l'altro neanche, essendo i corsi che faccio io come docente sono corsi professionali, non era prevista la didattica neanche a distanza, quindi anche sotto quel punto di vista avrei potuto fare qualcosa, quindi non saprei, magari chiedo aiuto a te in questo. Però facendo il docente avevi diciamo un secondo lavoro tra virgolette, per cui c'era una seconda fonte di reddito. L'unico problema, sì, però, molto probabilmente, è che è stato impattato, così come il tuo lavoro, dalla pandemia, magari. Non è prevista la didattica a distanza per questo tipo di docenza, quindi sono stati sospesi anche i corsi, purtroppo, in quel periodo. E adesso non siamo proprio in lockdown, stanno cercando di restringere per contenere quanto più possibile il contagio, essendo che sono, diciamo, aumentati in modo esponenziale. E io domani lunedì andrò al lavoro, ovviamente usando tutti i dispositivi di protezione del caso, e vedremo come va questa settimana, cerchiamo di contenere e vedere un po' come. Sicuramente ci sarà un calo e una serie di disdette inevitabili. Però cerchiamo di tenere duro e penserò a cercare un'altra fonte di guadagno, di introito. Non ho idea come fare, perché, ti ripeto, il lavoro di osteopata è un lavoro dove c'è una sorta di interrelazione fisico-umana che è inevitabile, è difficile poter fare l'osteopata a distanza. Ok. E invece cercare diverse attività alternative che magari ti possono, comunque progetti che puoi avere in mente, che possono essere legati alla tua professione, per cui all'osteopatia o alla fisioterapia, ma che siano legati in maniera diversa. Non so, fare ad esempio una didattica tua personale a distanza, fare dei corsi, oppure fare della formazione in altri siti dove non è necessaria appunto la didattica a distanza, o altri progetti in particolare. Hai qualcosa in mente, hai qualcosa nel... diciamo, in cantiere, oppure è un qualcosa di cui non hai mai pensato fino a questo momento? Allora, è qualcosa a cui pensavo di fare. Al momento mi sento ancora uno studente, nel senso che ho ancora in cantiere altri corsi e altre formazioni da fare per poter avere poi anche un'esperienza, sia formativa, un'esperienza anche di pratica, che per la quale possa io mettermi in campo e dire la mia. È un ambiente molto particolare, quello della fisioterapia e dell'osteopatia, quindi c'è molta competizione, e io sono una persona molto passionale, malvolentieri accetterei delle critiche, quindi prima di essere criticato vorrei avere delle buone basi per cui poter essere inattaccabile, insomma, sotto questo punto di vista, perché sì. Ok. E tu sei organizzata nel tuo lavoro, hai una routine, e se segui una routine sei ligio nel seguirla, oppure la segui un po' a come ti svegli al mattino? Non come mi sveglio al mattino, ma sicuramente quello che percepisco durante paziente per paziente, giorno per giorno. Quindi
Sicuramente se mi sveglio in modo positivo, allora la giornata sarà sicuramente una giornata positiva. Se già nel traffico comincio a innervosirmi, probabilmente cerco poi di... poi tu sei stato a Milano, sai che vuol dire stare nel traffico di Milano? Anche con lo scooter. E cerco di... percepire questa negatività e cercarla di tirarla fuori, ecco, perché spesso quando ti arrabbi per qualcosa in realtà è come se tu vedessi allo specchio una parte di te che non ti piace, quindi credo che quantomeno avere coscienza di questa cosa è importante per poter poi essere 100% sui tuoi pazienti positivo, okay. Ecco, perché questo è importante. Però non seguo una credo almeno di non seguire una certa routine, una routine che comunque è sempre in continua evoluzione in base alla formazione che seguo, in base a come percepisco a volte delle quale possa essere la strada più giusta da seguire volta per volta, giorno per giorno. Ok, quindi non ti svegli sempre alla stessa ora, non vai a dormire sempre alla stessa ora, non organizzi la giornata magari la sera prima rivedendo gli appuntamenti. Allora, questa è una cosa molto carina, nel senso, ad esempio, domani, sì, guardo l'agenda e vedo quali sono ovviamente gli appuntamenti per essere puntuale al lavoro. Ad esempio, domani mi sveglierò presto, ma capita dei giorni, specialmente in questo periodo, un po' di più, che magari hai una mezza giornata libera o qualche ora libera, da poter dedicare a te stesso, magari andare in palestra. Purtroppo da oggi le palestre sono chiuse e cercherò di fare un po' di attività in casa piuttosto che al parco qua vicino. La cosa bella di questo lavoro è che spesso hai del tempo libero, ma è anche un'arma a doppio taglio, perché se hai del tempo libero vuol dire che non stai lavorando, e se non stai lavorando vuol dire che c'è qualcosa che non va. Non stai portando, come si dice, la pagnotta a casa? Esatto. Quindi il tempo libero è fino a un certo punto. Pensi che per fare il lavoro che fai tu adesso, sia quello di fisioterapista, di osteopata o comunque da libero professionista, ci sono delle doti particolari che sono necessarie per poter succedere, oppure qualunque persona può essere in grado di fare queste attività lavorative? Beh, credo bisogna essere camaleontici ed empatici con i pazienti che ti trovi di fronte, perché trovi veramente qualsiasi persona e la scopri nell'intimità, la scopri in un modo che difficilmente scopriresti sotto altri punti di vista. E l'empatia credo che sia al primo posto, e sono tutte cose che puoi anche coltivare nel tempo, ecco. Quindi la volontà, la capacità di capire le cose, di voler aiutare gli altri, però quello che fa la differenza secondo me è l'approccio empatico che si ha subito col paziente. Quindi penso che l'empatia sia una delle prime cose una delle cose fondamentali, sì. Ok, e chi volesse iniziare il tuo percorso, al di là, cioè magari lo puoi anche illustrare dal punto di vista universitario e della formazione, ma chi volesse iniziare questo percorso, ci sono dei consigli particolari che potresti dare, al di là appunto della parte prettamente emozionale che dicevi prima, alcune caratteristiche, alcune attività, alcune azioni che bisognerebbe fare per appunto riuscire a fare questa attività? Ma allora, diciamo, didattico è quello lì, cioè la laurea in fisioterapia, e quello, diciamo, è quello che ti dà il pezzo di carta. E io credo che ci sono due cose che un professionista del mio settore dovrebbe fare. Allora, uno, avere il pezzo di carta che ti permette di operare, ad esempio in Italia, nel suo italiano, con la laurea in fisioterapia e fare fisioterapista. E dall'altra parte frequentare quei corsi che ti diano quelle skill, quelle capacità di poter essere efficace sui tuoi pazienti, e sono due cose diverse. Quindi magari investire una parte, sicuramente che è la base, ad avere il pezzo di carta che ti dà la laurea e l'iscrizione e la possibilità di iscriverti all'albo delle professioni sanitarie, e dall'altra a frequentare quei corsi, imparare quelle tecniche, perché non sono aggiornamenti quelli che fanno un fisioterapista o un osteopata, ma impari delle tecniche
che magari chi prima di te per 20-30 anni ha scoperto e li trasmette a te. Quindi tu, piuttosto che passare una vita a cercare di scoprire qual è la strada giusta, vai da quello che l'ha scoperta. Purtroppo sono dei corsi che si pagano, e anche cari, e quindi però a volte fanno la differenza, ecco. Quindi io sono sempre in continua formazione, cerco di fare sempre dei corsi dove posso avere qualche arma in più rispetto alla, tra virgolette, alla concorrenza. Quindi tu alla fine stai investendo, semplicemente non stai investendo nel mercato azionario, ma stai investendo su te e sulla tua formazione, perché la formazione è comunque un investimento. Sì. Allora, se intendi questo per investimento, sì, praticamente investo tanto sulla formazione, sì, sulla formazione investo tanto. Quante ore di formazione hanno, puoi investire più o meno? Ah, non saprei dirti, annue, ore, io faccio tipo almeno 2 corsi all'anno, poi dipende, adesso sto frequentando un corso di formazione che durerà 2 anni, però col fatto della pandemia non so a quanto se ne va, e quindi sono tipo una settimana ogni 3 mesi, okay. Una settimana piena dove parti, dormi, rimani fuori e studi una settimana. Alcuni sono dei weekend, ma sono sempre weekend lunghi, e comunque ne faccio almeno 2 all'anno. E poi c'è un'altra cosa che volevo dirti, ma mi è passata di mente. Tornerà più o meno. Bene, quindi comunque l'investimento c'è. Leggi tanto, per esempio, tu investi anche nella lettura di qualcosa che non è inerente alla tua professione? No. Io leggo tanto, ho tanti libri, questa è solo una parte, un'altra parte si trova a Crotone, nella mia città natale, dove c'è una libreria un po' più grande, un'altra parte è allo studio dove lavoro qua a Milano, in zona Porta Romana, e io sono stato sempre un grande lettore, ma non leggo romanzi, leggo qualcosa che mi possa tornare utile, che sia un manuale, che sia un metodo di marketing, che sia qualsiasi cosa che mi possa aiutare su questo, faccio. Ecco, la cosa che mi è venuta in mente, che mi ero dimenticato l'altro giorno parlando con un collega, diceva del fatto che riguardo il discorso che facevo prima, investire dei soldi e del tempo e del denaro per la formazione che ti dia un pezzo di carta che ti abiliti a fare questa professione, e investire sui corsi che ti possono aiutare a avere delle skill. C'è un altro tipo di investimento che alcuni colleghi a Milano fanno, e quello riguarda il marketing, riguardo l'immagine, riguarda il personal branding. Ecco, è una cosa molto interessante, ho letto qualcosa così su internet, però penso che al momento, o forse questo è il mio personal branding, non investirò in questo, ma investirò solo nella formazione. Probabilmente non sarà la scelta più giusta per avere un maggior numero di pazienti, ma alla fine credo che potrebbe essere indirettamente, o forse mi auguro che sia così, una scelta vincente, anche se probabilmente non è così. Dovrei investire su costruire un bel sito, fare una bella immagine e spendere soldi sul marketing, ma io preferisco spenderli nella formazione, ecco. Okay. Va bene, chi sta a Milano e ti volesse venire a trovare, dove ti può trovare? Perché hai uno studio, per cui chi cerca un fisioterapista o un osteopata può venire da te. Certo. Allora, lo studio si trova a Milano in via Ripamonti 11, zona Porta Romana. Se potete anche googlare il mio nome su internet per trovare il numero di telefono e qualsiasi tipo di social che preferite usare, quindi cercando osteopata Pane Bianco su Google dovrei essere, insomma, facilmente rintracciabile, vedere il numero di telefono, gli orari, dove lavoro. Però la zona è Porta Romana, via Ripamonti. Perfetto. Allora, l'intervista di oggi si chiude qui. Io ti ringrazio per essere stato ospite. Solitamente porto ospiti che sono inerenti al mondo della finanza, ma ho portato in passato un fotografo, non so se lo conosci, si chiama Antonio Puva. Ma questo nome mi dice qualcosa. Non ti dice niente di nuovo, no? Ti dice qualcosa. Perfetto. E oggi ho voluto portare l'esperienza di un altro libero professionista. Tra l'altro lui l'ho intervistato proprio durante il periodo pieno pandemico. Tu nel secondo possibile lockdown, per cui vedremo come si andrà ad evolvere la situazione.
Ti ringrazio nuovamente, ringrazio chi ha seguito il video fino a qui. Vi ricordo che se i contenuti di questo canale vi piacciono, potete in qualsiasi momento lasciare un pollice in su per l'algoritmo di YouTube che fa tanto bene. E se passate, diciamo, potete iscrivervi al canale e cliccare la campanella delle notifiche per non perdersi nessun video successivo. Inoltre, vi ricordo che se avete bisogno di un osteopata o di un fisioterapista, potete trovare Luca Panebianco, Gianluca Panebianco, cercandolo su Google. Bene, anche per oggi è tutto. Questa intervista si chiude qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao.